46 minuti dopo le 13, buon pomeriggio e bentornati in Radiovisione. Tra poco andiamo di nuovo a Milano da Rissi De Malnati per gli aggiornamenti legati al maltempo, al nubifragio. Intanto vedo collegata un'altra amica che è Melanie Francesca, scrittrice e giornalista. Ciao Melanie. Ciao ragazzi. Allora, ciao Melanie. Ciao, solitamente con te. Devo dire che praticamente Carlo si è trovato di fronte a una situazione molto difficile con la Brexit. E lui è molto sensibile a questa situazione generale di povertà e di dolore collettivo che c'è. Infatti lui si sta orientando molto verso la sostenibilità e a questo progetto che si è fatto per il suo 75esimo compleanno, di appunto di avviare questo Felix Project in modo da riciclare il cibo, questi 3 milioni di tonnellate che vengono annualmente buttate via in Inghilterra, per riciclarlo e donarlo al povero. Sono già stati messi in ballo, ecco, io non ho letto veramente quello che è contenuto nell'articolo di chi, e sto andando un po' a braccio su quello che sta succedendo proprio in questo momento in Inghilterra, perché qui in Svizzera non ho potuto reperirlo quest'oggi. Beh, sicuramente insomma si parla di un cambiamento di alcune decisioni che probabilmente avranno un impatto anche sulla stabilità della monarchia. Con la morte della regina tutti hanno pensato in un primo momento, Benedetta, a un terremoto, no? Dal punto di vista proprio monarchico della corona. Non c'è stato, Carlo ha saputo tenere bene anche il passo, il cambio di passo rispetto a sua madre, però è vero che c'è ancora tutto l'alone della questione familiare con il figlio, con Harry e con la moglie di Harry. Sì, però guarda che con tutta questa beneficenza che sta avviando, per esempio prendi un attimo la festa anche di compleanno che vuole fare il 13, magari lui apparirà solo un attimo, però ha fatto questo bando per invitare un po' di 75enne in generale da parte della popolazione e offrire questo bellissimo ballo, queste bellissime feste, anche per coinvolgere un po' il pubblico. E poi pensiamo un attimo che adesso si trova in Kenya, a cui ha devoluto 25 milioni di dollari per riparare un po' questi crimini di, non chiamiamoli crimini di guerra perché non ancora la terminologia non c'era, durante il colonialismo sono stati fatti dei torti. Era proprio dall'anno del 52 fino al 60, quando proprio la sua mamma era stata incoronata regina, e lui è andato proprio in questi giorni a fare le scuse ufficiali al re del Kenya, che infatti adesso c'è proprio la diretta su tutte le televisioni e anche in YouTube eccetera, si può seguire proprio queste cerimonie in cui il re Carlo fa questi discorsi appunto per, oltre alla sostenibilità, oltre all'ecologia eccetera, proprio le scuse in diretta per quello che succede. La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo. La più bella musica di sempre. Interagisce con te. La più bella di sempre.